Beh, buonasera a tutti, siamo qui con Claudio Barazzetta, segretario dell'Associazione Radicale Enzo Tortora, a parlare della proposta radicale per l'introduzione di regolamenti anche nella Regione Lombardia per l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico. Questa prassi è oramai abbastanza comune in molte regioni italiane, ma non in Lombardia dove manca una legislazione specifica. Naturalmente l'utilizzo della cannabis a scopo terapeutico è una cosa che è in uso in tanti paesi del mondo, in Italia siamo un po' indietro e noi cerchiamo appunto di invitare la Regione Lombardia a recuperare questo gap, stimolando i cittadini a firmare il referendum che è stato proposto dall'Associazione Radicale e da Certi Diritti, da Possibile e dall'Associazione Luca Coscioni. Chiederei quindi a Claudio di raccontarci qualcosa di più preciso, da come nasce e come in qualche modo si sviluppa questa proposta. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, due precisazioni, è una proposta di legge di iniziativa popolare, riguarda quindi solamente i cittadini residenti, i residenti in Lombardia, non c'è associazione radicale, c'è diritti, Scusa. no, nessun problema perché inizialmente la proposta di legge nasce da un'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni. L'aveva in pectore da un po' di mesi e a un certo punto con i colloqui che abbiamo avuto anche con Marco Cappato, che è il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, abbiamo detto bene, in Lombardia manca una legislazione su questo soggetto, quindi la facciamo partire noi come Tortora. L'associazione Enzo Tortora Radicali Milano ha tutto sommato i mezzi, le potenzialità, aveva e ha i mezzi e le potenzialità per farlo, quindi siamo partiti, abbiamo interpellato la Regione Lombardia e da questo punto di vista dobbiamo dire che la Regione Lombardia è stata molto collaborativa, sia da un punto di vista del supporto puramente legislativo, quindi per verificare tutti i punti della proposta di legge se potesse essere presentata, e abbiamo scoperto, io credo che questa sia la prima iniziativa, la prima proposta di legge di iniziativa popolare che viene presentata in consiglio, che verrà presentata in consiglio regionale di Regione Lombardia. Essendo la prima, abbiamo scoperto che la cosa è assolutamente fattibile in termini numerici, ossia raccogliere 5.000 firme in 6 mesi nella sola Regione Lombardia. Noi che come radicali abbiamo un'esperienza di raccolta firme di tavolini non indifferenti, abbiamo detto sì, facciamola, è alla nostra portata, possiamo raggiungerli, possiamo tentare, sperare di raggiungerli. Ed è assolutamente fattibile da un punto di vista economico. Le spese più grandi sono naturalmente quella della stampa di tutti i mobili e quant'altro. Regione Lombardia invece ci ha stampato, quindi a spese di Regione Lombardia, ha stampato 700 moduli nella fattispecie. E fino al raggiungimento delle 5.000 firme viene garantito un minimo rimborso che corrisponde al diritto di segreteria per ogni firma raccolta, fino alla soglia delle 5.000. Quindi abbiamo detto, bene, facciamola, partiamo. Siamo partiti in pieno agosto, adesso non mi ricordo per bene la data, ma tra la fine di luglio e i primi di agosto siamo andati a ritirare i moduli che la Regione Lombardia aveva pronto. Tra l'altro noi avevamo chiesto alla Regione di fornirci moduli vidimati dalla Regione Lombardia i primi di settembre, quindi facendo un calcolo su 6 mesi avremmo dovuto finire a febbraio, ai primi di agosto avevamo già pronti tutti i moduli, quindi ci ha tolto un po' preparati, abbiamo fatto una rincorsa di un mesetto per preparare tutto quanto, quindi per avvisare le segreterie dei comuni, ricordiamo che i moduli sono in giro, insomma abbiamo arrancato un attimino a metà agosto, nella fattispecie non mi ricordo se 17 o 16, no, poco prima di Ferragosto, abbiamo invitato come dire, le persone di spicco dei promotori, quindi ricordiamo l'associazione Luca Coscioni, l'associazione Enzo Tortora Radicali Milano, Radicali Italiani, Possibile di Civati e la cellula Coscioni, l'ECO, che ci ha dato un supporto logistico non indifferente.
E abbiamo fatto questa conferenza stampa in sede della Porta della Cerralita Bernardini, una conferenza stampa con un gesto molto simbolico. Noi abbiamo dato via il via alla campagna di raccolta firme seminando un seme di cannabis. Perché abbiamo voluto fare una cosa di questo genere? Perché in Italia, e poi ci addentriamo sull'aspetto puramente terapeutico, perché in Italia è del tutto legittimo, è del tutto legale possedere dei semi di canapa, è del tutto legittimo a titolo così di collezionismo piuttosto che di altro, è benissimo ed è penalizzato l'uso ludico, non terapeutico, di questo non si parla, ma quella fase intermedia, se io ho un seme e mi fumo il frutto del mio seme, va bene, va benissimo. Se invece lo coltivo, sono penalmente passibile. Sono le cose meno simpatiche della nostra legislazione. Insomma, siamo partiti. Ad oggi abbiamo raccolto, secondo una prima stima, esclusi tutti i moduli che sono presenti nei consigli, non in tutti i consigli comunali dei comuni della Lombardia, che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, escluso questi, quindi tutte le firme che abbiamo raccolto, ai banchetti, agli eventi, eccetera, che abbiamo organizzato, e che gli aderenti, perché oltre ai promotori c'è un nutrito gruppo di aderenti, tutto è visibile sul sito www.cannabisterapeuticalombardia.it, abbiamo tentato di accorciare il nome, ma non ci poteva stare. Insomma, siamo arrivati più o meno a 2.000 e passa firme. Devo dire che il grosso, e qui va quasi tutto il merito a Possibile, quindi a Pippo Civati, il grosso delle firme sono state raccolte contemporaneamente alla raccolta firme dei referendum di Possibile. Quindi loro erano fuori con i loro banchetti, sono promotori della cannabis terapeutica, quindi hanno effettivamente dato un grandissimo contributo. Ora stiamo cercando di riorganizzarci ancora meglio, perché da qui a fine gennaio, secondo un calcolo molto spicciolo, per proprio due conti, noi dovremmo raccogliere a settimana qualcosa come 340 firme, diciamo 400 firme per sicurezza. E quindi si avvicina la stazione invernale, sappiamo che raccogliere le firme in pieno non è assolutamente mai facile, quindi vediamo di organizzarci, eccetera. Cosa prevede la proposta che sottoponiamo alla firma dei cittadini lombardi? Semplicemente, detto proprio terra a terra per intenderci, l'equiparazione dei medicinali a base di cannabis, quindi a base di principi cannabinoidi, come qualsiasi altro medicinale ricettabile, il cui costo viene messo a carico del servizio sanitario regionale ed eventualmente nazionale. Metti di interromperti sull'argomento. Mi pare che come proposta ci si rifaccia ad alcune legislazioni già presenti in Italia, e in particolare mi pare di ricordare la regione Abruzzo. Ci puoi spiegare quali sono le differenze che ci sono tra le varie regioni in Italia, che non sono poche, che hanno adottato una normativa già, e perché quella dell'Abruzzo è se più o meno simile a qualcosa? Quella dell'Abruzzo, che è stata tutto sommato la prima legislazione in tal senso, è quella più completa, nel senso che prevede esattamente quello che noi abbiamo inserito nella proposta regionale lombarda, quindi non ci sono limitazioni all'approvvigionamento di questi medicinali, il costo di questi medicinali è totalmente a carico del servizio sanitario regionale. A tal proposito mi ricollego, molti dicono, voi presentate una proposta di legge, popolare da presentare in Consiglio regionale, quando in realtà in Consiglio regionale di Lombardia esiste già una proposta di legge del Movimento 5 Stelle. E allora questa è anche una di quelle differenze sostanziali che ci potrebbe differenziare, tranne l'Abruzzo, dalle altre regioni, ovvero la proposta di legge dei 5 Stelle, che è una buona proposta, che essa ispirata dalla legislazione abruzzese, prevede però la somministrazione o l'approvvigionamento dell'eventuale medicinale, si parla di Bevotan piuttosto che di Sativex, eccetera, nei presidi ospedalieri. Voi immaginatevi un malato di SLA che ne ha bisogno praticamente più volte durante la giornata, e questa persona, con tutte le difficoltà che può avere, doversi andare tutte le volte in un presidio ospedaliero perché
molte di quelle legislazioni regionali già approvate e la proposta dei 5 Stelle della Regione Lombardia, ora non conosco bene i dettagli, ma la sostanza è questa, non prevede che il medicinale a base di cannabis possa essere tranquillamente ricettato e preso nella farmacia sotto casa piuttosto che altro. È previsto che i preparati, quelli che passano sotto nome di preparati galenici, possano essere fatti nella farmacia, eccetera. Io sfido chiunque, tutt'oggi, a Milano ad esempio c'è una sola farmacia, dalla parte di Buenos Aires, che prepara queste cose, cui possono fare, se in una Milano c'è una sola farmacia, figuriamoci nel resto della Lombardia. Quindi il duplice scopo di questa proposta è certamente garantire il diritto alla salute, perché di questo stiamo parlando, indipendentemente dalla questione che qualcuno definisce spinosa, no? Ma è tutto un escamotage per poi arrivare allo spinello della situazione, eccetera. Noi si parla effettivamente di diritto alla salute. Io che sono un malato che ha bisogno di un medicinale alla base di cannabis, non si capisce perché non posso averlo, o meglio, più correttamente, non è vero che non si possa avere. Lo si può fare perché esiste una legislazione nazionale per cui tu puoi richiedere una cosa di questo genere. La differenza che ci diceva sia Rita Bernardini che Andrea Fisciuoli, il nostro segretario del congresso dell'anno scorso di Radicali Italiani, quando facemmo quella cessione di, esatto, quindi venne Andrea che è il fondatore, il presidente del Cannabis Social Club di Racale, dice che il costo medio di un approvvigionamento legale, chiamiamolo così, si aggira intorno dagli 800 ai 1500 euro al mese. Capite che se io ne ho bisogno, aspetta un attimo, guarda, vado in qualsiasi angolo, in qualsiasi città e alimento il mercato nero, quindi oltre al diritto della salute, un principio di legalità per cui non si capisce perché debba andare ad alimentare il mercato nero quando posso invece tranquillamente fare una cosa di questo genere. Una proposta di questo genere, cannabis terapeutica, come dicevamo prima, suscita un po' di bigotta pruderia, tanto è vero che il giorno stesso in cui andiamo fuori il comunicato stampa dicendo guarda che stiamo partendo, ci fu il noto vice sindaco, vice sceriffo di Milano Decorato, che in un'infelice dichiarazione paragonò, non mi ricordo le parole esatte, però disse che far passare il medicinale a base di cannabis come un medicinale è un viatico verso altri usi terapeutici. Io gli risposi dicendo, caro mio Riccardo, dire una cosa di questo genere, a parte fare del populismo becero, che è uno strumento che ben conosciamo, è come se uno equiparasse la morfina e l'eroina. Due cose totalmente differenti. L'eroina è una cosa, la morfina, mi dice, qualsiasi persona che è finita sotto i ferri sa che poi... Sì, però è effettivamente un argomento che viene usato spesso, più modestamente qui in provincia. Diciamo, anche noi abbiamo avuto dall'altra parte la reazione di qualcuno che no, sì, un campo ospedaliero, sì, al di fuori del campo ospedaliero diventa un abuso, una concessione verso una filosofia. Sai cosa io rispondo a tutta questa gente? E tutte le persone che abusano di farmaci, che sono di farmaci da banco piuttosto che di barbiturici, piuttosto che di altro, cioè l'abuso farmacologico è un abuso farmacologico. Ogni tanto io faccio il paragone, è come dire, è come quella fattispecie legislativa che hanno tirato fuori adesso dell'omicidio stradale, per cui se hai la sfiga di ti scappa il, non lo so, la signora anziana di tirare sotto qualcuno in macchina, tu vieni accusato di omicidio stradale, quando in realtà se tu prendi sotto qualcuno in automobile hai già tutta la tua fattispecie legislativa con le aggravanti, se sei ubriaco, se non sei ubriaco, eccetera, per cui è un qualche cosa in più. Lì è il brutto vizio italiano di seguire come dire l'onda emotiva, sì, di tutti quanti, per dire allora ti inserisco un'ulteriore fattispecie legislativa di questo senso. È esattamente la stessa cosa. Noi parliamo di medicinali, parliamo di farmaci, parliamo prima di solo concetto perché è fondamentale di diritto alla salute. L'abbiamo visto, faccio un esempio che può essere stupido ma che è molto chiaro.
come abbiamo ben descritto, perché hanno delle patologie per cui soffrono di disturbi neurologici, sono quelli di tremare fortemente. E addirittura abbiamo visto la differenza, non so quale sia la percentuale, ma stavamo parlando prima di persone che fumano che utilizzano la cannabis per uso ludico, nel momento stesso in cui tu assumi della cannabis anche per, tramite il mezzo ludico, tu hai dei sintomi che si stanno, adesso chiaramente non stiamo dicendo che sia la panacea di tutti i mali, però è una medicina che funziona, non lo diciamo noi, lo dice la comunità scientifica, lo dicono tutti quegli stati che hanno già una legislazione in tal senso, quindi non si capisce perché l'avanzata, l'avanzatissima legge Lombardia non debba avere una legislazione di questo genere. Bene, mi dai, come dire, l'opportunità di suggerire la visione di un breve filmato che racconterà alcune vicende che possono essere assimilate a questo aspetto che c'è per raccontare.